Ciao a tutti. Alessandro, Terrana Cittadella sarà arbitrata dal signor Alessandro Prontera. È un arbitro nuovo, cioè nuovo nel senso che è l'esordio assoluto con la Ternana, quindi non ci sono precedenti. Sarà la prima volta per lui che arbitrerà i rossoverdi e li arbitrerà nella delicata sfida di sabato 20 novembre alle ore 14 tra Ternana e Cittadella a libero liberati, sfida abbastanza delicata per entrambe le squadre, entrambe molto vicine in classifica con l'ambizione dei 3 punti, entrambe vengono da una vittoria, quindi ci sarà da divertirsi sabato a liberati. E per quanto riguarda la Ternana più in generale, diamo diciamo delle notizie, nel senso che il presidente Stefano Bandecchi sta ancora una volta parlando del progetto Stadio Clinica, dicendo che la normalità prevede che prima venga autorizzata la clinica e poi costruita, e quindi sarebbe intenzione di fare lo stesso nel progetto che prevede la costruzione di tutto questo. Lui dice invece di costruire dei negozi faccio una clinica e in cambio ovviamente lascio uno stadio che resterà di proprietà comunale. E quindi non ci resta altro che aspettare. Fine novembre Mandecchi ha detto che depositerà in regione questo progetto e poi non ci resta altro che aspettare il parere positivo o negativo della regione dell'Umbria e del Consiglio regionale. Diamo altre notizie dicendo che la Ternana è ottava, comunque in zona playoff per monte ingaggi. Questo vuol dire che comunque il valore della Ternana a livello economico è un valore sostanzioso, è una buona squadra e che comunque costa mantenerla in Serie B, e quindi speriamo insomma che la squadra dia i risultati attesi, che solo la salvezza e un buon posto in campionato, se è possibile, da qui alla fine, ma penso che ci siano tutti gli ingredienti per farlo. Domani 18 novembre, per chi vuole, alle 18 il Red Devo organizzerà un aperitivo particolare, perché questo aperitivo sarà danese e ci sarà sia Modestino che Sorensen, che è il difensore centrale della Ternana, danese appunto, e quindi sarà un aperitivo dedicato alla sua terra. Altra bella notizia per Terni, vi do un po' di notizie in generale, sono che diciamo, il Comune è riuscito a ottenere una doppia tappa dalla Tirreno, ovvero un arrivo e una partenza dalla città di Terni, quindi si arriverà a Terni e si partirà a Terni. La Tirreno Adriatico, che è una corsa ciclistica del panorama internazionale, quindi è un ottimo modo anche per valorizzare Terni e il suo sport e ovviamente la città ternana. Queste diciamo sono le principali notizie. La Ternana ovviamente ha ripreso gli allenamenti in vista di sabato e vedremo come andrà questa delicata sfida con il Cittadella.